troppo esagerati, con cavalli che cambiano direzione, però adesso tutti sono pronti ad andare dietro la macchina, speriamo che non succeda altro e vediamo se adesso Taio Cruz e Tokyo Lux, che avevano messo un po' in difficoltà i loro sostenitori nella prima fase, riusciranno adesso ad avviarsi regolarmente. Va dunque in partenza l'ottava ed ultima corsa di Palermo, Tris Quarte Quinté della giornata ippica nazionale. Cavalli schierati, stavolta è ancora di trotto Taio Cruz, che addirittura sta mettendo in difficoltà il suo interprete, che è a spalle indietro. I cavalli stanno scurvando sulla retta di fronte per lo stacco, stacco che avviene in questo istante e che vede il lancio della specialista Tiferet GV, che come da copione è andata a condurre nei confronti di Tressy Laxmi e Dit Best, mentre è partito molto bene dalla seconda fila Tacos Font. C'è l'errore di Tania Dei Veltri, Tacos Font che punta deciso in avanti. Crediamo che Tiferet GV possa anche avere l'intenzione di mollare, perché sicuramente tirata corre forse meglio che in testa, però la vediamo molto ardente in mano a Cesare Ferranti, quindi potrà anche sfondare, ma probabilmente dovrà spendere. Abbastanza discosto Tokyo Lux, mentre stavolta è partito bene Top di Girifalco, che vediamo in scia a Tacos Font. Preme Tacos Font, però deve spendere non poco per sfondare. 44,1 da 1,13,5 ai primi 600 metri, passa all'imbocco della penultima curva al comando Tacos Font, lasciando scoperto il Top di Girifalco, che adesso prova a venire avanti avvicinando il capofila Tacos Font, dietro i due l'iniziale capofila Tiferet V, seguita da Tressy Laxmi, mentre stenta a ricongiungersi il Tokyo Lux, che adesso però prova a cambiare marcia. Lo vedete al largo di tutti provare lo spunto finale con grande incisività e sta risalendo alla grande Velotti, che stavolta si è tenuto lo spunto per il finale, magari ci ha visto giusto. È in calo il numero 11 di Top di Girifalco, attaccato da Tiferet GV e da Tokyo Lux. Nel frattempo ha preso margine Tacos Font, che però appare molto provato e viene avvicinato da Tiferet GV e da Tokyo Lux, che peraltro non è che siano tanto più freschi di lui. E fasi conclusive con Tacos Font che ha un vantaggio ancora notevole, però ha cambiato marcia Tokyo Lux e viene a vincere alla grandissima nei confronti di Tacos Font, poi Teo Tommi e Tiferet GV. E dunque gara d'attesa per Antonio Velotti, che stavolta non ha fatto l'errore della corsa precedenza, ha aspettato gli ultimi sei, ha messo il suo cavallo in mezzo alla pista e li ha volati tutti per vincere nettamente. Il tempo dovrebbe essere attorno al 15.6, 15.7, quota di 3.73 per il vincitore Alessandro Rosaspina. Il trainer, i colori sono quelli del signor Salvatore Tavana. Corso bene Tacos Font, e comunque il secondo posto premia solo in parte la sua generosità, mentre alle sue spalle vedete Teo Tommi l'ha minacciato per il secondo posto, classificandosi dunque terzo. Più indietro ancora Tinca del Pri, che viene a chiudere quarta nei confronti di, vediamo un po' chi è sfilato al quinto posto, nei confronti del numero 11 Top di Girifalco. Dunque in numeri 10-13-8 la Tris, poi 10-13-8-9-11 i numeri validi per il quintè. Questo in numeri l'ordine d'arrivo dell'ottava ed ultima corsa di Palermo. Pietro Di Salvo vi saluta e dalla favorita è tutto.